Buongiorno a tutti, grazie appunto Suor Robazza, Suor Lauretta e Suor Angela che vedo che c'era qui per l'invito a moderare anche quest'anno, no? Questo, insomma, il Seminario Europa che ormai diventa una tradizione su riflettere i temi della formazione professionale e che il Sole 24 Ore insomma, è sempre molto contento di accettare. Poi permettetemi, se c'è una conoscenza di più anni per il lavoro che fate, veramente è apprezzato. Soprattutto appunto per i risultati che siete riusciti a cogliere, perché poi del fatto noi siamo un giornale economico, quindi ragioniamo sui numeri. Io ecco, la tavola rotonda, la gran parte sono persone che ci conosciamo da diversi anni, anche a costo di risultare un po' antipatico, gli ho chiesto di dare un taglio molto molto pratico e operativo. Siete tutti esperti del settore, è inutile ricordarvi i numeri del vostro settore e le sfide che li conoscete benissimo. Iniziamo appunto, Paola la conoscete, la Presidente di Forma non ha necessità di presentazione in questa sede. Chiamerei le persone che sono state invitate a questo tavolo e poi iniziamo questa conversazione più che altro su dei temi e su concreti come poter migliorare anche frutto del lavoro di questi tre giorni. La Cristina Greco, che chiamo qui al tavolo, è la coordinatrice degli assessori regionali al lavoro e formazione da diversi anni, ha una conoscenza molto spiccata della materia, essendo lei una dirigente scolastica, non lo dice spesso, però lei in realtà conosce perfettamente il mondo della scuola. E adesso sta dall'altra parte della barricata. E Anna D'Arcangelo è dirigente dei sistemi formativi e sistemi di INAP. INAP, insomma, è l'ente di ricerca principale, un pezzo della ricerca pubblica importante del nostro paese, che nonostante i cambi di nome, insomma, speriamo che da ISPOL INAP, insomma, si riesca a consolidare e avere una stabilizzazione. Accanto a lei poi Gianni Bocchieri è direttore generale di Regione Lombardia dell'area lavoro e formazione. Sono insomma, oltre 20 anni che si occupa di questi temi, nonché è un collaboratore del Sole 24 Ore, il che non guasta mai, gratuito. In questa fase che non è... Allora, a Gianni Elio Formosa, che invide Elio Formosa, ecco lì in fondo, inviterei qui, insomma, hanno già presentato il suo libro della Segreteria Nazionale della CIS Scuola con le parti sociali, cioè il dottor, insomma, Riccardo Giovani, leviamo dottori, professori, Riccardo Giovani è responsabile dell'area lavoro, formazione di Confartigianato, Andrea Melchiorri che è dell'area lavoro, formazione di Confindustria. Allora, il ministro dell'istruzione Bussetti e il sottosegretario. Allora, il ministro dell'istruzione Bussetti ha mandato un messaggio attraverso la sua segreteria dicendo che si scusa per non essere potuto partecipare e in questi giorni si sono in corso una serie di riunioni in vista della manovra, legge di bilancio, che è lo stesso motivo per cui il sottosegretario Claudio Durigon al lavoro, che ha la delega in questa materia, arriverà un po' più tardi. Insomma, forse però abbiamo iniziato anche con qualche minuto di ritardo, quindi insomma forse riuscirà a raggiungerci tra una mezz'oretta. Sono impegnati nelle commissioni parlamentari, quindi in questo momento si stanno mettendo a punto alcuni dettagli per la prossima legge di bilancio, che sarà a ottobre e che ci aspettiamo sia molto molto innovativa. Allora, nell'introdurre questo panel faccio un piccolissimo momento di raccordo. Voi lo vedete sul campo, il mondo, io conosco probabilmente meglio il mondo dell'industria e la manifattura venendo da tanti anni, insomma, seguendo questo settore. C'è la rivoluzione digitale, la blockchain, il 4.0 hanno modificato tantissimo le fabbriche italiane. Cioè la struttura produttiva sta cambiando radicalmente sia delle grandi aziende sia nelle piccole. Di qualche giorno fa, insomma, l'Enel, vi cito un esempio per far capire appunto la rivoluzione del lavoro 4.0 cosa significa. Cioè hanno fatto partire un corso di apprendistato 4.0 per fare degli elettricisti, interventi, formare elettricisti che possano poi fare interventi sulla rede attraverso le attraverso il digitale. Quando sono andato io non c'erano neanche né telefonini, c'era l'allora Commodore 64, adesso invece attraverso dei piccoli apparecchi si riesce a gestire i problemi e risolvere insomma, interventi di manutenzione della rete elettrica anche molto complessi. Ma anche le stesse PMI, dal tessile, all'artigianato, all'industria,
al settore dei servizi, tutti stanno cercando di rivoluzionare profondamente il modo di lavorare. Finora sia studi e ricerche hanno sempre visto un lato di questo problema, cioè la robotizzazione cancellerà posti di lavoro. In realtà l'approccio è molto parziale e secondo me anche sbagliato, cioè in realtà per ora questo nuovo mercato del lavoro chiede una formazione diversa, chiede una formazione professionale, chiede una formazione un aggiornamento e una formazione appunto tecnica, specialistica che al passo coi tempi, che è quello appunto un po' che fate voi nelle strutture regionali dei centri di formazione professionale, una formazione all'avanguardia, nonostante avete tanti problemi che poi cercheremo di approfondire, cercheremo insomma di avere dai nostri interlocutori anche delle possibili soluzioni, una formazione appunto che deve essere rilanciata, soprattutto perché è una formazione che poi è un passepartout per il lavoro che tra i prossimi 5-6 anni magari nessuno qui dentro saprà quali nuove professioni ci sarà bisogno tra 5, 10, 15 anni e nessuno saprà ancora quali competenze possono essere utili per questo sviluppo che purtroppo è molto molto veloce. Ecco perché la formazione professionale, la formazione tecnico-professionale deve avere un rilievo, una dignità che finora probabilmente non l'ha ancora mai avuta. Nell'introdurre questo tavolo rotonda con Cristina Greco che tira un po' le fila delle varie assessorati su questi temi e fotografa dal suo osservatorio un'Italia diciamo a più velocità. Non tutti investono e non tutte credono molto nella formazione professionale e soprattutto non tutte hanno la sensibilità di distinguere quella formazione buona e quella meno buona. Un problema che ha evidenziato prima uno dei tavoli di lavoro è stato appunto passare da una programmazione legata al progetto a una programmazione legata al servizio. Questo è un nodo storico di questo settore, cioè si partono con progetti e corsi e poi i finanziamenti arrivano un anno, due, tre anni di ritardo. Ecco, lei appunto anche dell'autorevolezza del ruolo che ricopre, capisco che si può fare forse moral suasion, ma qualche intervento magari un po' più della moral suasion.